Scusate, allora noi ci siamo incontrati e per brigarci a iniziare, se state zitti, allora se stiamo zitti, magari. Amici di Onda Libera, siamo al Teatro della Fortuna di Fano. E abbiamo appena assistito alla prova generale di una rappresentazione molto toccante, molto emozionante. E qui con noi Giuliano Giampaoli, coordinatore per la CGIL di questo progetto e della realizzazione di questa rappresentazione. Allora, intanto ci vuoi dire, qui si parla della tragedia di Marcinelle del 56, ecco, ci puoi ricordare qualcosa di questa tragedia? Sì, sono passati 60 anni dalla tragedia. 262 morti, 136 italiani, è stata una cosa che ha cambiato il clima economico e dei rapporti in Belgio, dei rapporti tra Italia e Belgio, ha significato un'emozione incredibile in tutta Europa. Noi lo vogliamo ricordare dicendo una cosa molto semplice: grazie a quegli uomini, a quei minatori, a quegli emigrati è nata l'Italia migliore, è nata l'Europa migliore. Abbiamo superato i problemi della guerra e del dopoguerra. Queste tragedie non devono capitare, perché se vogliamo riprendere la strada giusta e corretta, il lavoro va tutelato, la gente che lavora va tutelata. Non possiamo accettare che il mondo si costruisca con tragedie di questo tipo. Stringendo la fredda sua mano, lui rise con gli altri. E il treno vi andò, sfiorisci. Com'è nata l'idea di questa rappresentazione e di ricordare questa tragedia in questo modo così toccante e così originale? Beh, avevamo l'esigenza dei 60 anni, non volevamo fare una cerimonia retorica tradizionale. Ci siamo imbattuti cercando i segni di questa situazione nella memoria singola e collettiva della nostra gente, nelle musiche, nei documentari, in tutta una serie di produzioni culturali che la miniera, Marcinelle, i minatori hanno prodotto in Italia e in Europa. Abbiamo pensato che era giusto ricordare i valori alti che dalla miniera nascono. L'ultima cosa che abbiamo fatto in questa linea è chiedere a uno dei migliori artisti della nostra provincia, Simone Massi di Pergola, di farci il manifesto e l'immagine che guida questa nostra rappresentazione. Vogliamo continuare con questa idea alta del lavoro, il lavoro che produce cultura, che dà senso alla vita, che dà senso alla storia. Aggressioni brutali della polizia. Per le famiglie dei minatori spesso significò soffrire la fame. La cosa più incredibile che ho visto: dove il carbone era tutto e tutto anneriva, i bambini e intere famiglie pativano per il freddo. Sono passati tanti anni, però la problematica sembra ripetersi. Adesso viviamo la tragedia degli immigrati, che sta creando gli stessi contrasti, le stesse contraddizioni che all'epoca creò nel Belgio. E come mai l'immigrazione crea sempre questi problemi? L'immigrazione è sempre problematica, perché la gente che costruisce una comunità vede sempre con qualche disagio chi viene da fuori, ma la storia d'Europa è fatta da secoli di migrazioni e di spostamenti. La storia non si ripete mai nelle stesse identiche maniere, non è vero che quel che è successo si ripete oggi. C'è semplicemente una costante che io già ricordavo all'inizio: se vogliamo lo sviluppo bisogna tutelare il lavoro, se vogliamo tutelare il lavoro bisogna preoccuparci di chi lavora, delle persone, degli uomini e delle donne che vogliono lavorare, che partono dalle loro case per lavorare e vanno in un'altra comunità, in un altro paese. Quello che oggi sta succedendo in Italia per noi italiani dovrebbe essere più semplice capirlo, solo se facciamo mente locale a quel che è avvenuto 60 anni fa, 70 anni fa, come i belgi ci trattavano, come noi abbiamo
abbiamo costruito rapporti con i belgi, come è cambiata la nostra cultura e come noi abbiamo influenzato la cultura belga, svizzera, tedesca, francese. Oggi dobbiamo essere pronti ad accettare altre culture. È difficile, è complicato, ma con la paura non si risolve niente. Con l'atteggiamento invece legato ai diritti, interessato alle tutele delle persone, della vita, del lavoro delle persone, noi crediamo che si possa davvero risolvere tutto, anche i problemi economici dello sviluppo.